Il cambiamento climatico rappresenta una delle maggiori sfide del nostro tempo per l'intero pianeta, in quanto è una minaccia alla sua stessa esistenza e richiede pertanto uno sforzo comune a livello intergovernativo. Le cause predominanti del cambiamento climatico sono, secondo gli esperti, da ricercare nell'attività umana ed in particolare nell'emissione di gas serra, dovuta al consumo di combustibili fossili come carbone, gas naturale e petrolio, ma anche dalla produzione di cemento. Si stima che tra il 1970 e il 2000 il totale delle emissioni di gas serra per attività umana sia cresciuto dell'1,3% all'anno, mentre dal 2000 al 2020 del 2,2%. Nel 1850 le parti per milione di CO2 nell'atmosfera erano 288, mentre nel 2013 è stata superata per la prima volta la soglia delle 400 parti per milione, arrivate a quasi 420 nel 2021. L'ultima volta che erano state superate le 400 parti di CO2 nell'atmosfera risaliva a 3 milioni di anni fa. La responsabilità dell'aumento delle emissioni di gas serra che hanno favorito il riscaldamento globale è principalmente dovuta agli effetti di industrializzazione nel corso degli ultimi due secoli, che hanno quindi portato non solo ad un maggiore inquinamento dell'aria, ma anche all'innalzamento degli oceani a causa dello scioglimento dei ghiacciai, con effetti disastrosi anche sul flusso dei fiumi. Tra il 1880 e il 2014 i mari sono infatti cresciuti di 20 cm, ma le previsioni per il 2100 si aggirano tra 1 metro e 2,5 metri. Il riscaldamento climatico ha provocato anche, e verosimilmente provocherà sempre di più, anomalie atmosferiche come uragani, cicloni e inondazioni, ma anche siccità e incendi. Poste queste premesse, è circa dagli anni 70 che si discute a livello internazionale dei temi ambientali ed ecologici. Tuttavia, solo negli anni 90, in concomitanza con l'esplodere della globalizzazione e la fine della guerra fredda, che inizia a emergere una consapevolezza diffusa della necessità di agire per evitare che gli effetti del cambiamento climatico producano effetti irreversibili. Un primo risultato importante avvenne per impulso delle Nazioni Unite, che nel 1992 si riunirono nel cosiddetto Summit della Terra e adottarono la Convenzione di Rio, conosciuta più propriamente come Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Tutti i paesi delle Nazioni Unite hanno ratificato la Convenzione e l'Italia lo ha fatto nel 1994, anno in cui la stessa Convenzione entrò in vigore, avendo superato il quorum di almeno 50 ratifiche. Nella stessa occasione fu anche adottata la Convenzione Quadro sulla biodiversità, con l'obiettivo di tutelare le specie nel loro habitat naturali e riabilitare quelle in via di estinzione. Per quanto riguarda la Convenzione sui cambiamenti climatici, le posizioni tra gli Stati erano diverse, se non addirittura contrapposte, e gli stessi approcci alla discussione evidenziavano dei punti di vista completamente differenti sulle priorità e gli impegni da affrontare. Si decise pertanto di accontentarsi della composizione di un documento comune su basi minimaliste, che non rappresentasse un vero e proprio vincolo giuridico. Infatti il trattato, come stipulato originariamente, non poneva limiti obbligatori per le emissioni di gas serra alle singole nazioni. Esso però includeva la possibilità che le parti firmatarie adottassero, in apposite conferenze, atti ulteriori, denominati protocolli, che avrebbero posto i limiti obbligatori di emissioni. Un protocollo è infatti un insieme di norme integrative ad un trattato che vincola nel contenuto le sole parti firmatarie del protocollo. La Convenzione del 1992 si basava comunque sull'acquisita consapevolezza dei cambiamenti climatici e dell'influenza delle attività umane su tali cambiamenti. Tra i principi cardine della Convenzione, elencati nell'articolo 3, vi erano la protezione del sistema climatico e quindi la lotta ai cambiamenti climatici e ai loro effetti avversi, la consapevolezza dei particolari bisogni e condizioni dei paesi in via di sviluppo, particolarmente vulnerabili nei confronti dei cambiamenti climatici, e il fatto che la mancanza di una piena certezza scientifica non è una ragione sufficiente per posticipare misure di prevenzione. Nel Summit della Terra si espresse anche il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, destinato a diventare un principio generale del diritto internazionale dell'ambiente. Questo principio, che caratterizza la Convenzione, si riferisce dunque alla consapevolezza comune che i cambiamenti del clima globale e i relativi effetti negativi costituiscono un motivo di preoccupazione per il genere umano, ma allo stesso tempo le responsabilità sono differenziate in riferimento alle responsabilità storiche dei singoli paesi alla determinazione di specifici danni ambientali.
In parole semplici, nella storia vi sono stati paesi che hanno inquinato l'atmosfera più di altri e pertanto sono responsabili in modo maggiore del cambiamento climatico. Per questo la Convenzione distingue tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. Solamente i paesi industrializzati aderenti alla Convenzione, tra cui anche l'Italia, avevano l'obbligo di trasmettere dei report regolari sulle politiche e le misure adottate per la riduzione delle emissioni di gas serra, mentre i paesi in via di sviluppo non avevano particolari obblighi. Nel 1995 i paesi aderenti alla Convenzione diedero il via alle primissime negoziazioni sul clima, le cosiddette conferenze delle parti in sigla COP, e si riunirono per la prima volta a Berlino, la cui conferenza fu ribattezzata COP1. Una conferenza molto importante fu la terza, tenutasi a Kyoto, in Giappone, nel 1997. In questa occasione fu adottato il protocollo di Kyoto, che andava dunque ad integrare la precedente convenzione sul cambiamento climatico, sottoscritto da più di 160 paesi, entrò in vigore nel 2005, senza la ratifica degli Stati Uniti. L'Italia invece lo ratificò nel 2002. Il protocollo prevedeva l'obbligo di operare una riduzione di CO2 e altri 5 gas serra, accogliendo il principio delle responsabilità comuni ma differenziate della dichiarazione di Rio. Infatti il protocollo si rivolge ai paesi industrializzati, richiedendo loro di ridurre del 5% le emissioni di gas serra rispetto al 1990, nel periodo 2008-2012. L'Unione Europea e i suoi Stati membri, che all'epoca erano 15, si spinsero oltre, impegnandosi ad una riduzione dell'8% per l'intera area europea. Tuttavia, la non adesione degli Stati Uniti e lo status di paese in via di sviluppo, riconosciuto alla Cina e all'India, che li rendeva esenti dagli obblighi, ha reso il protocollo di Kyoto uno strumento giuridico dalla portata limitata. Questo perché i paesi aderenti e destinatari di obblighi non rappresentavano il pianeta intero in relazione alle emissioni di gas serra. Ciò nonostante, gli obiettivi del protocollo di Kyoto sono stati estesi fino al 2020, anno in cui sarebbero entrati poi in vigore gli effetti dell'accordo di Parigi. La seconda fase del protocollo di Kyoto impegnava quindi i paesi firmatari in nuovi obblighi da conseguire nel periodo che va dal 2013 al 2020, aggiornando l'elenco di gas serra e impegnando gli stati contraenti alla riduzione di questi gas del 18% rispetto al 1990. Nel 2015, tuttavia, in occasione del COP21 tenutosi a Parigi, è stato stabilito un nuovo accordo, i cui obblighi sostituiscono quelli del protocollo di Kyoto dopo il 2020 e che abbandonano il paradigma delle responsabilità comuni ma differenziate e della distinzione tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. Gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Donald Trump, si sono ritirati dall'accordo, ma recentemente sono rientrati nell'accordo dopo le elezioni di Joe Biden alla Casa Bianca. L'obiettivo di lungo periodo dell'accordo di Parigi è quello di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto della soglia dei 2 gradi, oltre i livelli preindustriali, e di limitare tale incremento a 1,5 gradi, poiché questo ridurrebbe sostanzialmente i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici. L'accordo dispone che le parti presentino piani nazionali finalizzati a ridurre le emissioni e rivedono questi impegni ogni 5 anni. L'Unione Europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Gli Stati Uniti di Biden si sono detti invece disponibili a ridurre le emissioni del 50% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. L'obiettivo generale di lungo termine dell'accordo di Parigi è comunque quello di arrivare nel 2050 a zero emissioni nette, una situazione in cui i gas a effetto serra emessi vengono completamente riassorbiti da foreste, oceani e da tecnologie di cattura e sequestro del carbonio.